scritto Luisito in un periodo molto particolare perché l'ho scritto di estate. La maggior parte dei miei libri, cioè tutti tranne due, sono stati scritti durante l'inverno perché io ho bisogno del buio per raccogliermi, del silenzio, e ho bisogno anche di non avere niente da fare in campagna. Luisito invece è nato durante una vacanza, l'ho scritto nelle sale d'attesa, delle stazioni, l'ho scritto in treno, l'ho scritto nei bar, è un libro scritto in maniera itinerante. È la storia di una vecchia maestra con un matrimonio abbastanza triste alle spalle, che in un giorno di agosto trova un pappagallo abbandonato vicino alla spazzatura e senza pensarci lo prende e lo porta a casa. E questo gesto cambierà in maniera anche direi esilarante e commovente tutta la sua vita. Luisito ha rappresentato nella mia vita un raggio di sole, perché è un libro molto allegro, ironico, con moltissime annotazioni molto fini psicologiche sul matrimonio, sul cambiamento sociale, eccetera, ma è un libro pieno di luce, come le penne del pappagallo, insomma, è un libro colorato, allegro, quasi una fiaba per adulti. Quella sera, per la prima volta, Luisito le volò sulla spalla. Era già in camicia da notte e stava andando a lavarsi i denti. Temeva che gli artigli fossero appuntiti, invece Luisito si posò con grande delicatezza. Mentre stavano davanti alla specchiera, le sfiorò con il becco il lobo dell'orecchio. «E un bacio?» domandò Anselma arrossendo lievemente. «Crac!» rispose il pappagallo, vorticando le ali da fermo.